Gabriele Paolini, il decontestualizzatore cattolico in stile debordiano. Allora, oggi è 22 luglio 2015 e sono qui a Porta di Roma dopo un anno e 8 mesi di domiciliari. Ovviamente ho pranzato con la mamma e il papà perché si voleva festeggiare. Ho avuto la pessima idea, ma proprio pessima, di andare a tentare un acquisto da Media World. Allora, uno potrebbe dire, ma Paolini è un cliente Media World? Sì, io sono un cliente Media World, e ve lo dimostro, ovviamente, scripta manent, verba volant, mostriamo agli amici di YouTube, agli italiani, insomma, al pubblico, mostriamo la tessera, dove sta? Ecco, la tessera Media World Multicard. In pochi secondi non andate più da Media World. È un invito che io faccio pubblico, cittadini, non andate da Media World. Punto primo, dovevo scegliere un computer. Avevo scelto il modello, avevo trovato il modello che mi piaceva e ho fatto la fila. Io ero in fila, ho aspettato il mio turno. Arrivano due signori, moglie e marito, bella coppia, e scavalcano la fila. Allora io dico, oh là là, scavalcano la fila. E io ovviamente ho chiesto all'addetto della media, dico, ma perché mi fa scavalcare la fila così? Mi ha sciallato. Allora ho chiamato il responsabile. Beh, ovviamente se io ho un disservizio chiamo il responsabile. È venuto il responsabile Pierluigi, professionale, e gli ho detto, ma vedi quei due signori? Quei due signori hanno scavalcato la fila. E allora Pierluigi, che è stato molto professionale, ha detto, Paolini, non si preoccupi, provvederemo ovviamente a farla servire da... No, dico, io non voglio farmi servire da nessuno. Il computer che volevo comprare da 249,99 centesimi in offerta, ve lo tenete voi. Quindi 22 luglio 2015 invito pubblicamente tutti i cittadini che vengono a Porta di Roma, non andate a comprare da Media World. Quindi, in sintesi, fatemi gioire questa mia libertà. Io vedo un piccione, ma io vedo un piccione, ma io vedo un piccione che è la cosa più... Tutti dicono i piccioni portano le malattie, i piccioni portano le malattie. La malattia è la politica, è la chiesa, è la famiglia in un paese che io amo, Dante Alighieri, Toscanini, Verdi, Fellini, Anna Magnani, ma l'Italia è un paese in cui la famiglia uccide più di qualsiasi altra cosa. Io ho dei genitori straordinari, ma la famiglia e la chiesa è l'atrocità più enorme perché uccide l'individualità del singolo. E allora io vorrei festeggiare questa mia libertà vicino a due piccioni. I piccioni non giudicano, gli animali non giudicano. E quindi fatemi gioire qua. Mangiate questo pezzo di patatine di questo. Non mi volate via perché io non sono cattivo. E vi ringrazio che adesso voi non mi stiate giudicando. Perché se davanti a un piccione passa Totò Riina, se davanti a un piccione passa Bin Laden, se davanti a un piccione passa un nomade, uno zingaro, voi non lo giudicate. Quindi, piccione, ti chiedo umilmente perdono rispetto a noi esseri umani che invece ci giudichiamo, che in qualche maniera siamo pronti sempre a puntare al dito, no? E dire guarda quello. E quindi la sintesi finale di questo mio discorrere, ovviamente non entro nel centro commerciale perché nel centro commerciale io non posso riprendere, ma oggi che doveva essere una giornata di festa, di gioia per Paolini, si è trasformata in uno scontro di comunicazione. Io volevo comprare un computer, ma chi lo compra più? Ma io voglio spendere i soldi in altra maniera. E cari giovani, spegnete ogni volta, ogni tanto il tablet, spegnete sti telefonini, vi prego, vi inginocchio, fatelo. Ma accendete questo, andate a scoprire voi che ne avete 15, 20, chi è Edoardo De Filippo, chi è Giulietta Masina, chi
chi è Nurayev?